Michele Stefani, ex atleta, ex allenatore, ex giudice di gara. Siamo qui a Madonna di Campiglio, in casa tua. Una vita intera dedicata allo sci e alla neve. Da dove sei partito e qual è stato il tuo percorso che ti ha portato negli anni fino a oggi? Beh, se racconto tutto è davvero lungo e vi annoio. Credo di poter dire, insomma, che i miei genitori sono venuti a Campiglio in qualità di pionieri, credo nel 1932, e hanno cominciato a lavoricchiare in questo luogo, dove hanno capito fin da subito che si sarebbe sviluppata e avrebbero potuto avere un'attività che si poteva guadagnare qualcosa in più che in valle dove loro sono nati. Ovviamente da contadini qui c'era la neve ed era obbligatorio divertirsi sulla neve, e quindi lo zio falegname mi ha preparato un paio di sci, un regalo dei primi anni, e ho cominciato a battermi come tutti facevano in quell'epoca, a battermi una piccola pista, e andavo prima di cena o dopo aver aiutato il padre nella stalla a farmi due curve con le stesse scarpe, con lo stesso abbigliamento. A quali anni risalgono le prime fotografie, le prime immagini? Quanti anni avevi quando hai cominciato a fare le prime curve? Credo che la prima fotografia risalga a 6 anni, ecco, di cui sono in possesso. Poi un po' alla volta sono arrivate le gare vere, e con le gare vere anche i primi risultati. Crescendo ho avuto soddisfazione a livello sportivo, è mancata subito la mamma, eravamo ancora molto giovani e qui ha interrotto un po' il tutto, ma tutti i miei fratelli, dal più vecchio che ora gestisce qui il Garni, si chiama Giorgio, poi Vittorio, Armando e l'ultima sorella, mi hanno aiutati tutti a insistere perché io continuassi su questo desiderio sportivo che io avevo sempre manifestato. A un certo punto poi arrivano anche i campionati del mondo, le Olimpiadi. C'è la prima vera vittoria che mi ha dato lustro, in quanto è stato il primo titolo italiano, seppur juniores, a Limone Piemonte, dove io vinco il titolo italiano di slalom speciale davanti a un certo Gustavo Töni. E lì sono proprio uscito alla ribalta in campo nazionale e tutti si interessavano di me. Cioè da quelli che erano disinteressati hanno cominciato a capire che forse investendo su di me potevano avere anche delle soddisfazioni. E le gare più importanti, le gare ridate oppure i giochi olimpici? Dunque, io devo dire che ho fatto tutto il circuito, perché la gara Coppa del Mondo è nata nel 67, l'anno che ho vinto appunto il titolo italiano, e da lì in poi, ovviamente con questo titolo, sono stato promosso nelle squadre nazionali di gare di Coppa del Mondo o Coppa Europa, in base alla disciplina o a quanti posti di contingente si aveva, e mi alternavano da una parte e dall'altra. E dico che allora che mancava il super gigante, e questo non l'ho mai dichiarato, ma è ora che lo dichiari, il super gigante che è stato inserito nelle gare di Coppa del Mondo nel 1986, forse sarebbe stata una delle discipline che mi avrebbe regalato qualche vittoria in più. Andavo bene in discesa libera, dove ho direi 4 podi in Coppa del Mondo, andavo bene in slalom, dove mi piazzavo qualche volta nei primi 10 in Coppa del Mondo, e quindi nelle combinate, dove allora partecipavano tutti. Non riuscivo ad andare in slalom gigante e tutti si chiedevano il perché. Quindi poi venne l'evento del noto tecnico internazionale chiamato dalla federazione, Jean Voirnet, nel 1970, che ha anticipato, direi con molta intuizione, quello che sarebbe divenuto il futuro nel mondo dello sci, la specializzazione. La specializzazione che voleva dire, uno era predisposto per la disciplina, la
perché c'era ancora una, la discesa libera, o le discipline tecniche slalom e slalom gigante. La sfortuna, e dico in quel caso la sfortuna, ha voluto che la prima gara che ci è venuto a osservare De Megev nel 1971, cosa devo dire? Partivo col 51 e sono arrivato quinto, primo degli italiani, forse mi sono scappati gli sci o forse ho indovinato le traiettorie ideali, perché in quel giorno era davvero pericolosa quella gara, molto ghiacciata. E quando sono arrivato al traguardo, lui col suo bel toscano in bocca mi ha detto, mettendomi le mani sulle spalle, mi dà, ecco, le premier descendeur on l'a trouvé. Io non parlavo il francese, ma ho intuito che lui ha scoperto colui che dava inizio a una squadra. Al termine della carriera d'atleta, sempre sulla neve, con altri ruoli anche importanti e con professionalità specifiche, dall'allenatore al giudice di gara. Sì, fin da atleta io mi segnavo, ero uno che scriveva pensieri dell'allenatore, gli consigli, eccetera. Ho voluto dare subito gli esami di allenatore che sono andati bene e anche la fortuna che ho dovuto poi perdonare questo famoso Jean Warnet, che mi ha dato subito un incarico assieme a Mario Cotelli, Claudio Batto da Jean Warnet, mi hanno chiesto se avrei gradito la responsabilità del settore femminile giovani. E lì ho capito che poteva partire una nuova attività per me e ho voluto provare dicendo sì, seppur ho messo una postilla che avrei gradito avere quella che si dice carta bianca. E quindi le ho gestite in toto finché ne è nata la Valanga Rosa, di cui mi vanto di che sia stato forse il mio capolavoro migliore anche a livello di allenatore. Con la tua professionalità, la tua passione sullo sci, hai iniziato, come dire, una vera e propria tradizione familiare che ti ha portato a incontrare una moglie maestra di sci e ad avere delle figlie entrambe maestre di sci. Sì, io ho conosciuto mia moglie sui campi di neve qui a Madonna di Campiglio, era una bella donna, mi ha colpito, in poco tempo ci siamo sposati, abbiamo creato una famiglia che successivamente ci ha donato due figlie, Marcella nata nel 74 e Raffaella nel 78, tutte e due poi dopo aver partecipato alla scuola dell'ISEF di Verona, staccamento di Bologna, sono diventati professori di ginnastica e quasi contemporaneamente anche maestri di sci. Anzi, oserei dire che Marcella è la maestra di sci più giovane d'Italia perché compiva l'anno il giorno dell'esame, i 18 anni. Quindi è stato un bel successo, una bella festa.